Buongiorno, buona giornata e buon fine settimana a tutti voi, cari amici, iscritti e non a tutti in generale. Bene, oggi sabato 13 giugno 2020, sono qui in questo momento per andare a come un piccolo commento sulla partita di ieri sera di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finita 0-0. Quindi, in virtù del risultato ed è andato dal pareggio con gol in trasferta della Juve, passa proprio la cavalleria bianconera, che uso questo termine perché nel primo tempo c'è stata una dominante Juventus e devo criticare il mio caro Milan perché non si gioca così tutto un primo tempo e soprattutto Rebic magari non l'ha voluto lui, nel senso che insomma voglio dire quel gesto lì del calcio che ha colpito il volto del giocatore della Juventus è stato molto pericoloso. L'espulsione è stata più che giusta, quindi penso che su questo non ci siano dubbi. Ingenuità gravissima di Conti, che ha favorito il calcio di rigore che Cristiano Ronaldo ha sbagliato davvero per un ciuffo d'erba. Donnarumma è andato lì nella direzione in cui Cristiano Ronaldo ha calciato il penalty. Cristiano Ronaldo, per quanto riguarda lui, che magari non è stato proprio nella sua giornata top, però questo un po' lo si può capire perché dopo più di 90 giorni fermi, insomma, è ovvio che ci sia qualche difficoltà. Quindi io dico alla fin fine, giusto così, risultato 0-0, ha meritato di più la Juve. Il Milan sicuramente deve rivedere un po' le sue cose. Spero da tifoso rossonero che la trasferta a Lecce non sia uno sbianco, nel senso che certo il Lecce ha bisogno di punti per salvarsi. Spero che, insomma, Pioli cerchi per quello che si può, perché ho detto stando fermi per più di 90 giorni magari non si può pretendere chissà quale prestazione. Comunque, anche perché il Milan eliminato dalla Coppa Italia, l'unico obiettivo principale è quello di riuscire ad avere un piazzamento per l'Europa League, visto che per la Champions credo sia un po' più difficile. Per la Champions ci sono squadre molto più e ben attrezzate rispetto il Milan. Quindi, alla fine, contento sicuramente di aver rivisto dopo così tanto tempo una partita di calcio. È giusto, la Juve ha meritato. Ha creato molto più del Milan in termini di occasioni. Quindi stasera ci godiamo Napoli-Inter, se non mi sbaglio. Il mio pronostico è X2 primo tempo, come ho dato quello del Milan, che anche se l'ho preso, vabbè, a me mi interessava di più un eventuale passaggio nella finale del Milan, vabbè. Quindi, giusto così, brava la Juve, ora staremo a vedere chi sarà la sua avversaria, se è il Napoli o l'Inter. Beh, di certo l'Inter dovrà provare a segnare, a trovare il gol, magari già nel primo tempo, per poi provare a giocarsela a viso aperto. Bene, io ho concluso qui. Più tardi arriverà la recensione della puntata della scorsa notte di Friday Night SmackDown. Un saluto a voi tutti. Il campionato ci attende molto presto, mi sa non oggi ma sabato prossimo.
Quindi viva il calcio, viva lo sport e speriamo sempre di progredire dopo questo bruttissimo periodo dell'epidemia del coronavirus. Ciao a tutti, alla prossima, ciao!